Calcio di agosto, tempo di sogni e amichevoli estive lasciano spazio alle speranze, anticipando i temi di una stagione che si annuncia intensa ed emozionante. Parla italiano la Francia, che per la prima volta nella sua storia vince la Coppa del Mondo. I protagonisti assoluti del successo mondiale, infatti, sono clienti abituali del campionato. Primo tra tutti, Zinedine Zidane, l'eroe di Parigi. È una piccola consolazione per l'Italia del pallone, che si rituffa volentieri nel campionato e nelle sue storie. A tenere banco come al solito è la campagna acquisti, che vede la Juventus e campioni in carica recitare tuttavia una parte marginale. Sono ancora una volta la Lazio e l'Inter di Moratti a fare notizia. Squadra nuova e arricchita dalla presenza di un Roby Baggio che in queste prime giornate di calci sa deliziare e ritrovarsi eterno campione. Ma c'è anche altro tra i nerazzurri. Ci sono le belle giocate del giovane Pirlo, i gol del recuperato Ventola. Cambia anche il Parma. Con il nuovo allenatore malesano in gialloblu arrivano Veron, Fuser e il fresco campione del mondo Bogossian per tentare l'assalto allo scudetto. Intanto la Sampdoria cede alcuni dei suoi pezzi pregiati, acquista Ortega e punta deciso sul mister Luciano Spalletti, che lascia l'Empoli. Mentre Beppe Signori va al Bologna, guidato da Carlo Mazzoni. Commovente veramente. Ringrazio il pubblico, sti ragazzi della curva sono stati veramente cari, affettuosi. Ci hanno fatto a tutti un'accoglienza veramente da commuovere. E mentre si parla di tattiche e di schemi in vista dell'ormai imminente partenza del campionato, il mondo del calcio è scosso da un'intervista denuncia di Zdeněk Zeman, che lancia un allarme sull'uso abnorme di farmaci nelle squadre. L'accusa è generale, anche se il dito viene puntato soprattutto sulla Juventus. Spiacevole parentesi, se succederà qualcosa lo sapremo. Tante le novità regolamentari. Dal sorteggio integrale degli arbitri al rosso obbligatorio per l'entrata da dietro. Altre novità anche in chiave europea. Non ci sarà più la Coppa delle Coppe, mentre si ampliano i posti in Champions League. L'Italia potrà iscrivere 4 squadre e altre 4 potranno partecipare alla Coppa UEFA. Il via è fissato per il 13 settembre 1998. Il calcio è sempre quello che noi conosciamo, non è quello, come posso dire, del tambureggiamento estivo sui grandi nomi, i grandi acquisti, e che non è che se uno lo paghi tanti miliardi vale più di quello che ha in realtà dentro di sé. Equilibrio è la parola chiave di questo campionato. Lippi non ha cambiato quasi nulla nella Juventus, perché del resto con la solidità di Peruzzi e Montero, le giocate di Zidane, i gol della premiata ditta Inzaghi del Piero, però il ciclo di Lippi sembra volgere al termine. Alla Lazio ormai non manca proprio più niente per puntare allo scudetto. Couto e Mihajlovic a blindare la difesa, Sergio Conceição, Almeida, Nedved e Stankovic a centrocampo e Mancini e Salas in attacco. Che si vuole di più? Il Milan passa a Zaccheroni, che si porta dall'Udinese Elbeg e Biro. I tifosi contestano un po' l'età media elevata della squadra, ma la formazione rossonera, si sa, è un concentrato di esperienza e gli schemi di Zac faranno il resto. La Fiorentina sogna in grande grazie ai gol di Battistuta e alla guida appassionata in panchina di Giovanni Trapattoni. Tra le provinciali, da tenere d'occhio il Perugia di Castagnier, che sfodera la novità Nakata, il Venezia di Novellino, che strada facendo farà faville con Recoba il prestito, e il Bari, che lancia un giovane interessante, Gianluca Zambrotta. Gentili
ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Milano. La prima giornata del campionato di Serie A ha già svelato qualche trama del suo racconto, avendo oltre metà delle squadre partecipanti esposto ambizioni e possibilità negli anticipi di ieri. 5 partite per le squadre che martedì debutteranno nella Coppa UEFA 98-99 con questi risultati. Vittorie del Milan 3-0 sulla Bologna, della Roma 3-1 sulla Salernitana e della Fiorentina 2-0 sull'Empoli. Pareggi fra Udinese e Sampdoria 2-2 e Parma e Vicenza 0-0. La linea dunque a Perugia. Si è concluso il primo tempo dopo 3 minuti di recupero, Juventus in vantaggio per 3-0 sul Perugia. Davids, Tudor e Pessotto i marcatori, anteprovenzali. E Cagliari. Cagliari conduce per 2-0 sull'Inter grazie alla rete realizzata al 31esimo da Callon, poi 10 minuti dopo il raddoppio, quindi al 41esimo di Muzzic. Dunque linea a Provenzali. Piacenza. Squadra negli spogliatoi, Piacenza 0, Lazio 0. Bari, Venezia, Enzo Del Vecchio. Fine del primo tempo, Bari in vantaggio sul Venezia per 1-0, il gol al nono minuto di Zambrotta. Sì, ma lo faccio anche quando gioco con la Nazionale Under 21, l'ho fatto anche l'anno scorso. Si gioca appena da 3 secondi la ripresa. A Piacenza si gioca da 40 secondi la ripresa. Già 4 i minuti della ripresa qui a Bari. Attenzione, il Perugia accorcia le distanze esattamente al sesto minuto di gioco con il giapponese Nakata. È un gol importante per il Perugia ed anche per le molte centinaia di tifosi giapponesi giunti qui a Perugia. Cambia dunque il punteggio, Juventus sempre in vantaggio ma per 3-1 della linea. 10 minuti di gioco della ripresa, Bari in vantaggio sul Venezia per 1-0, un Venezia che non riesce per il momento a presentarsi più nell'area di rigore del Bari. Ora vediamo ancora, e la palla in rete per il secondo gol del Perugia. Dallo 0-3 in favore della Juventus, adesso siamo al 2-3, la Juventus è sempre in vantaggio, ma doppietta importante per Nakata, e linea che va a Piacenza. Grandissimo gol dalla lunga distanza di Stankovic, che ha sorpreso nettamente con un tiro che si è infilato sotto la traversa il portiere del Piacenza Fiori, quindi al 28esimo Lazio in vantaggio, autore del gol Stankovic. L'Inter ha ridotto le distanze con un gran gol di Ventola, 2-1 al 31esimo, sempre naturalmente a fuori del Cagliari, a te la linea. Sono soddisfatto, io dico a Ronaldo di stare attento perché corre il rischio anche di fargli la riserva. Ancora Ventola, tocca e mette in rete, è stato bravissimo l'ex barese a toccare in anticipo sul portiere in uscita Scarpi, beffato proprio all'altezza dei 12 metri. È 2-2 dunque, incredibile qui al Sant'Elia. Pareggio del Piacenza, Simone Inzaghi di testa, per quanto si è visto in corso della ripresa, il gol del pareggio del Piacenza è meritato. L'arbitro Cesari di Genova fischia alla fine, il Bari ha battuto il Venezia per 1-0. Dunque l'incontro del Sant'Elia finisce sul 2-2, linea Provenzali. Finale anche a Piacenza, Piacenza 1, Lazio 1. Chiude un po' in affanno la Juventus, ma riesce a prevalere alla fine sul Perugia, 4-3 in favore della squadra da campione d'Italia. L'unica cosa che non mi è piaciuta è quel piccolo rilassamento sul 3-0. Noi in questo momento dobbiamo cercare di crescere come squadra nelle cose che vogliamo fare, sulle quali lavoriamo durante la settimana, perché vogliamo essere ancora competitivi ancora per il quinto anno. Domenica Sportiva edizione 98-99 che riparte da Rai 2 e come tradizione comincia in coincidenza della prima giornata del massimo campionato di calcio. Prima giornata ricca di sorprese. Colpisce il Bari di Fascetti che comanda la classifica insieme a Juventus, Milan e Roma, preludio di una stagione interessante per i pugliesi. Beh Fascetti, come ci si sente da capolista in Serie A? Godiamoci questa vittoria, sofferta anche troppo. Negativo l'avvio dell'Inter, salvata da Nicola Ventola, e della Lazio, che non riesce a superare il Piacenza, dove Simone Inzaghi debutta subito con il gol. È un altro attaccante che di importante fino ad oggi aveva solo il cognome Inzaghi, che fatalmente ci riporta al fratello, il super pippo nazionale. Lui, Simone, era invece al debutto in Serie A. Eravamo nei pulcini del San Nicolò, della nostra squadra del paese. Eravamo tutte e due punte, segnavamo tutte e due. Da piccolino magari dicevano che forse erano più forti io. La prima giornata mette in evidenza anche il nuovo Perugia di Lario Castagnier, che tra le sue fila schiera il giapponese Hideyoshi Nakata. Subito una gradita sorpresa con due gol da incorniciare.
Dopo un avvio con i fiocchi, Nakata afferma: non sono soddisfatto, devo migliorare. Poi fugge a piedi scoperti sotto un cielo che minaccia pioggia. La sua storia è appena cominciata. La partenza boom di Nakata non basta però al Perugia per pareggiare una gara che la Juventus vince puntando sul cuore e sul carattere. Non è mai successo finora, è stata la prima grande occasione, il primo gol alla Juventus e quindi la gioia è veramente immensa. La Juve c'è e il 25 ottobre si rivede anche Del Piero. Attesissimo naturalmente anche Ronaldo, che qui vediamo abbracciarsi prima dell'inizio della partita con Del Piero. Dal dischetto Del Piero respinge Pagliuca, ancora Del Piero ed è gol per la Juventus. Partita ad alta tensione. David e Zidane espulsi e Juve che anche in nove riesce a rimanere in scia della Fiorentina, capolista fin dall'avvio di stagione. Penso che in pratica non ci sia nulla da reclamare da parte dell'Inter, perché può darsi pure che c'è da reclamare qualcosa la Juventus. Viaggia d'andatura sostenuta la squadra viola, abilmente condotta da Giovanni Trapattoni e trascinata da Gabriel Batistuta. Il centravanti argentino è il protagonista indiscusso dello scontro diretto con il Milan in programma a San Siro la sera del 26 settembre. Tre reti al Milan, la seconda tripletta a Zaccheroni ad un anno di distanza. Per l'argentino uno score da record. Ma è soprattutto la Fiorentina di Cecchi Gori, stanco e contento dopo i 90 minuti di San Siro. Il presidente che ha detto no al mondo pur di non perdere Batigol, non cedendo di un metro in estate. Batistuta tutta la partita. Incredibile, perché non è solo il fatto di aver segnato tre reti, ma ha corso da solo quando il Milan attaccava. Batigol regala alla sua squadra la vittoria che vale il primato solitario in classifica. Il Milan è terzo. Birof segna sempre nelle prime quattro giornate, così come il brasiliano Leonardo pare saper sfruttare al meglio la posizione più avanzata che Zaccheroni gli cuce addosso. Ma non tutto ancora gira a dovere. Così i rossoneri cadono a Cagliari prima di riscattarsi la domenica successiva con il 3-2 alla Roma, quando torna al gol Jorge Weah. Per me l'importante è giocare bene per la squadra. Se c'è fortuna, il gol vengo, è buono. Chi sembra procedere a rilento è il Parma di Malesani, che nelle prime giornate disorienta i suoi tifosi. La vittoria sulla Juve firmata Dino Baggio e i 450 minuti di imbattibilità di Gigi Buffon contrastano con i troppi pareggi e con la prima sconfitta stagionale ad opera del Perugia alla sesta giornata. E finiamo la nostra storia rimanendo con le immagini al Renato Curi, alla sua festa, perché qualche volta accade che Davide sconfigga Golia. Castagnieri il posto ce l'ha assicurato? Certamente. Fino a quando però? Fino a quando? Ma che? Io fino a quando ho il posto assicurato? Non lo so. Quindi anche se non vince può lavorare tranquillamente Castagnieri? Certamente. Chiudono il cerchio Lazio e Inter, le regine del mercato, appaiate a 10 punti dopo 6 turni. Ronaldo fa vedere un pezzo dei suoi sul colpo di testa di Ventola, controllo volante, poi sinistro che termina a fondo campo di pochissimo. Il loro inizio è da montagne russe e lo scontro diretto in programma San Siro la quinta giornata è emblematico. Finisce 5-3 per gli ospiti. È stato brutto per noi, abbiamo giocato male, non so cosa è successo. Non ci piace. Ti aspettavi una sconfitta così pesante in casa? Sicuramente no. A lei è piaciuto, si è divertito? No, proprio niente. La Lazio non sta meglio. La vittoria contro l'Inter è uno dei pochi lampi di luce per la formazione di Eriksson che paga i tanti nuovi innesti. Bobo Vieri è ben presto fuori causa, vittima di un infortunio. Per fortuna c'è Mihajlovic che trasforma in gol tutte le punizioni che gli capitano a tiro e un Mancini che sembra vivere una seconda giovinezza. Volevo domandare una cosa su Mihajlovic, col quale credo abbia giocato, no? Ma come fa a tirare? Cioè, lui le prepara in un particolare modo, in allenamento, qualche cosa? Perché è veramente sbalorditiva la precisione. Quando ho giocato insieme a lui
non faceva tanti gol così su punizione, ne provava molto soprattutto in allenamento. Nonostante la leadership viola, sul campionato regna l'equilibrio. Mentre l'Udinese di Guidolin si conferma la migliore delle provinciali, spinta dai gol di Amoroso, seguita dal Cagliari e dal Perugia di Nakata. In coda, Pietro Bjerkovud, ormai prossimo ai 40 anni, trascina il Piacenza. In ritardo invece la Sampdoria con Montella infortunato ed il Venezia di Novellino, che alla sesta giornata ritrova il gol in Serie A dopo 31 anni. Com'è il sapore della prima volta allora? Ma bellissimo, perché poi è stato cercato in tutti i modi, ecco. Abbiamo sofferto, siamo andati sotto, però siamo stati bravi a reagire. Campionato che si rinnova e che alla settima giornata vede il sorpasso della Juventus ai danni della Fiorentina, che cade a Parma. Nella vittoria sulla Fiorentina ci sono due gol da Cineteca, il più bel Parma dell'era malesana. Precedenza d'obbligo e subito in passerella Hernan Crespo, che con un micidiale 1-2 ha messo KO quella che fino ad oggi era considerata la regina del campionato. Qual è il più bello dei due gol che hai fatto secondo te? Sicuramente il secondo è stato bellissimo, perché è una cosa che non faccio normalmente, quella di calciare una bella bomba e andare al croce. In testa la lotta è serrata e coinvolge almeno 8 squadre. Tra queste c'è anche il Bari, che il primo novembre fa il colpo grosso al Meazza battendo l'Inter per 3-2. Zambrotta è l'uomo in più dei baresi, insieme a Phil Masinga, autori di una doppietta. In casa nerazzurra il clima si fa sempre più teso. Cresce la rabbia dei tifosi nerazzurri, che nel derby della domenica successiva, terminato in pareggio, si esibiscono in un fitto lancio di arance verso il campo. Pagliuca e gli addetti al campo devono liberare il campo stesso dalla pioggia di agrumi. Si innalza la temperatura del campionato e all'ottava giornata la Fiorentina batte il Venezia e riconquista la vetta della classifica, approfittando dello stop esterno della Juve, raggiunta nei minuti di recupero da Sosa, degno erede di Birov. È una beffa per la squadra di Lippi, che era in vantaggio per 2-0. Nulla in confronto al grave infortunio capitato a Del Piero, che si rompe un ginocchio. Un danno pesantissimo che priverà la Juventus del suo numero 10 per il resto della stagione. Non ha voluto raccontare neppure come è accaduto l'incidente, né quando sarà sottoposto a visita, Alex, specialistica. Boh, adesso vediamo. Ma com'è successo? Una foto colpita. Fermati un attimo, dai. Dobbiamo andare a fare gli esami. Il Milan mantiene il terzo posto insieme alla ritrovata Roma di Zeman, dove accanto ad un Totti sempre più leader si sta mettendo in mostra il centrocampista Di Francesco. Un po' di testa di Del Vecchio, che smarca Totti, grandissima conclusione di sinistro e 2-0 al sesto del secondo tempo. Il brasiliano Paolo Sergio segna gol d'autore, imitato spesso da Marco Del Vecchio. Ed è proprio la squadra giallorossa l'osservata speciale della nona giornata, in programma il 15 novembre. All'Olimpico, infatti, attesa la Juventus per una sfida già tradizionalmente calda, ma che potrebbe rivelarsi ancora più incandescente dopo la querelle tra Zeman e la società bianconera scoppiata in estate. È il 15 novembre 1998. La Roma di Zeman affronta in casa la Juventus di Lippi alla nona giornata. Sarebbe l'occasione per polemiche roventi, in linea con la tradizionale rivalità tra la squadra capitolina e la società campione d'Italia, accentuata da quel che è successo d'estate, con la clamorosa intervista dell'allenatore Boemo all'Espresso. Secondo me si frequentano troppo farmaci e si usa troppo farmaci e non è detto che è dichiarato doping. Mi hanno sbalordito le esplosioni muscolari di Vialli e Del Piero.
È l'accusa a mezzo stampa, lanciata con la convinzione che il calcio deve uscire dalle farmacie e dagli uffici finanziari se vuole tornare a essere sport. Sport dovrebbe rimanere una cosa pulita senza bisogno di aiuti esterni. Parole forti, cui seguono risposte da Torino con richieste di danni. Questo è il motivo per cui siamo andati contro Zema, andremo contro Zema, il quale comunque abbia pensato e detto, ha fatto certamente delle cose con tale leggerezza da non capire che poteva travolgere, può travolgere un sistema. Famoso è l'appellativo di terrorista rifilato da Vialli al cieco. Credo che la federazione, se non vogliono fare la figura dei buffoni, lo devono squalificare per un anno almeno, perché uno, come ripeto, è un terrorista che sta cercando di destabilizzare l'ambiente, e per me gente di questo genere non merita di far parte di questo mondo. Il dibattito è bollente. Il calcio sembra soffrire il mal di Tour, ovvero dell'uso smodato di prodotti farmaceutici che ha messo in ginocchio il ciclismo e la sua corsa a tappe più prestigiosa. È il solito Roma-Juve oppure stavolta qualcosa di diverso? Sempre il solito, è chiaro, ci sono state un po' delle polemiche, ma queste vengono messe da parte, penso, per il bene di tutti e di tutta la gente che verrà allo stadio, ecco. Roma-Juventus potrebbe far deflagrare questo clima in una tensione insostenibile. Al nemico juventino, sono 20 anni che rubate, ma dell'arti ve ne fregate. Mo' va attaccate pure al pazziccone. Che bannasse per traverso sta pazzicca che piade. Giallorossi e bianconeri si affrontano con altri presupposti. Il nervosismo è contenuto, perciò ne esce un 2-0 normale e nessuno pensa o scrive che la vittoria di Zeman su Lippi, che squalificato assiste dalla tribuna, equivalga a un giudizio di Dio in attesa di quello dei tribunali. 90 minuti di semplice calcio, decisi dalle reti di Paolo Sergio e Candelà. Ha stretto la mano a Lippi? No, non l'ho visto. Per alcuni è solo un allenatore, più o meno bravo. Per altri un folle, senza mezzi termini. Per altri ancora un moralista o un moralizzatore. Sbagliano tutti. Zeman è essenzialmente un filosofo. Tutti i cori contro la Juve e soprattutto gioiamo per la vittoria della Roma. La Juve cade all'Olimpico e legittima la risalita della Roma, che aggancia al secondo posto proprio i bianconeri. Cade anche la Fiorentina, che perde clamorosamente a Piacenza per 4-2. E abbiamo avuto alcuni reparti che hanno reso sicuramente meno rispetto al passato. Abbiamo reagito molto bene, ma si vede che qualcuno era un po' più appannato rispetto appunto alle partite precedenti. Spettacolo ed emozioni, questo regala il campionato che vede Viola sempre in testa. Il Trapp prova ad accelerare, carica a dovere i suoi e sferra due colpi da KO grazie al solito Batistuta. Il primo lo infligge all'Inter in pieno stato confusionale e che la domenica successiva esonera Simoni e chiama Mircea Lucescu. Il secondo colpo da KO la Fiorentina lo dà alla Juventus e che scivola a meno 10 dalla vetta. Oliveira, che nel primo tempo aveva praticamente marcato Davis, padella al centro, colpo di testa di Battistuta e 1-0 per la Fiorentina. Visto la partita? Sì, grazie, sì, sì. E ci sono ancora possibilità secondo lei per la Juve? Sì, ci sono possibilità, è inutile dire che siamo un po' in ritardo, quello è vero, però tante partite ci sono davanti. Quindi il capitano incoraggia, insomma? No, ci mancherebbe. In questa fase del campionato è il Parma di Alberto Malesani la squadra che dà l'impressione di poter reggere i ritmi della formazione viola. Prima strapazza il Milan al Tardini per 4-0 con doppietta di Crespo, poi va a vincere a Genova con due reti di Enrico Chiesa e chiude l'anno solare con un 5-3 ai danni dell'Empoli. Motivatissimi, rabbiosi, anche nervosetti, ecco, però ci ha aiutato questo a far bene. Vuol dire che ci vuole anche questo, anche il nervosismo a volte è un ingrediente importante per una grande squadra. Il Milan, pur non brillando, rimane ancorato alle due battistrada. Il gioco d'attacco che vuole Zaccheroni non sempre si traduce in spettacolo e gol.
George Weah sembra quello che soffre di più la rigidità degli schemi proposti dal tecnico. Ma questo non gli impedisce di continuare ad essere decisivo per le sorti rossonere. Il gol sblocca la gara, allunga la striscia di risultati positivi, rafforza la continuità. Non si può solo vincere quando si gioca benissimo, benissimo. Secondo me abbiamo giocato bene, no? Magari l'abbiamo fatto già meglio in altre partite. In netta rimonta la Lazio. La fortuna talvolta non l'aiuta, come nella sconfitta a Milano in pieno recupero. Al 47esimo questo inserimento di Weah, il tocco per Leonardo, il sinistro di Leonardo nel secondo minuto di recupero. In altre occasioni spreca preziosi vantaggi, come nel derby d'andata del 29 novembre. Finisce 3-3, un derby accesissimo, davvero straordinario. Poi la ruota gira e gli uomini di Eriksson mettono in fila 3 vittorie consecutive e risalgono fino al quarto posto. Marcelo Salas torna ad essere il matador. Sinisa Mihajlovic è cinico bomber contro la sua Sampdoria che licenzia Spalletti. Su queste giocate di Mihajlovic siamo stati costretti a rincorrere, a scoprire anche un pochettino il reparto difensivo, e lì loro hanno avuto poi le due impennate finali che hanno determinato questo risultato pesante. Infine c'è l'Inter con la nuova guida tecnica. Lucescu conta sulle rientrante Ronaldo, che alla sua prima vera gara contro l'Udinese realizza il gol vittoria. Le partite le decidono sempre fuori classe. Ma siamo una squadra che siamo dei bravi giocatori che possono decidere ogni giocatore dell'Inter. Al di là dei 3 punti è la scossa psicologica che serve, e già nella giornata successiva l'Inter travolge la Roma 4-1, ritrovando d'incanto anche Roberto Baggio. Lui cresce da una parte all'altra, da una settimana all'altra, ha avuto tanti problemi, infortuni, non si è allenato come doveva, ma comunque è un grandissimo giocatore. Si chiude il 1998 e la 15ª giornata vincono sia Fiorentina che Parma. Si prosegue l'invito di Pancaro e Pervieri, il bomber al rientro, non perdona. Si rivede Bobo Vieri e realizza subito il gol vittoria per la Lazio, corsa a Bologna. È in gran spolvero il centravanti della nazionale per la gioia dei tifosi biancazzurri che il 10 gennaio vedono la loro squadra battere 2-0 la Fiorentina capolista. Vieri, Salas, colpo di tacco per il passaggio di ritorno sinistro fiondato di Cristian Vieri e Lazio in vantaggio. Sulla successiva punizione sinistro fiondato magistrale da parte dello specialista Mihajlovic ed è il 2-0 a favore della Lazio. E Lazio che sale al secondo posto a 3 punti di distanza dalla nuova coppia di testa formata dai Viola e dal Parma, che vince a Piacenza per 6-3 con i gol di Balbo, prezioso bomber di scorta degli emiliani. La prima tripletta che faccio fuori casa quando gioco in Italia, quindi contento perché ho aiutato a vincere questa partita. Il Parma completa l'aggancio alla Fiorentina in una giornata caratterizzata da un'eccezionale pioggia di gol. Ben 37, grazie anche alla rinfrancata Inter, che regola il Venezia per 6-2 con uno straripante Samorano e al sorprendente Cagliari, che batte la Roma per 4-3 grazie all'ex Muzzi e a Fabiano Nil, autore del gol decisivo al 90esimo. Noi sul 3-3 ci si poteva anche fermare, invece fino al 94esimo abbiamo cercato la vittoria a tutti i costi. Si festeggia anche al Delle Alpi, dove gli occhi dei tifosi sono tutti per Zinedine Zidane, nuovo pallone d'oro. Che j'ai l'honneur, mais vraiment l'honneur, Zinedine, de vous remettre ce soir. Vous l'avez mérité très très largement. Bravo!
10 gennaio 1999. Il campionato mette in cartellone un appuntamento non di primissimo piano per celebrare un evento storico. Juventus-Bari è la cornice, una gara contrassegnata dalle precarie condizioni del campo per via di una pioggia battente che impedisce le possibili giocate di classe. Ne esce fuori un pareggio per 1-1 che conferma le difficoltà della squadra bianconera e mette in mostra la grinta di Davids piuttosto che la classe cristallina del protagonista annunciato, Zinedine Zidane. Per il campione francese, figlio di un algerino emigrato a Marsiglia, la gara si racchiude principalmente nell'ingresso in campo, quando mostra al pubblico il pallone d'oro guadagnato con i consensi della giuria, che lo ha eletto miglior giocatore d'Europa, sul croato Davor Šuker e il brasiliano Ronaldo. Zinedine Zidane! Sono lontani i giorni dell'arrivo a Torino nel 1996, quando la raccomandazione di Michel Platini, il suo idolo d'infanzia, non bastava a fugare le perplessità di un avvio stentato. Non posso fare alcuna comparazione con Platini. Platini è un modello, è il giocatore che mi faceva vedere quando ero piccolo. Zizou sembrava un pesce fuor d'acqua e i suoi silenzi non aiutavano a capire. Poi, d'improvviso, il suo purissimo talento sbocciò, determinante un gol con l'Inter. E Zidane è diventato progressivamente un giocatore ipnotico, dalle giocate incantevoli perché originalissime. Uno dei pochi in grado di inventare gesti tecnici mai visti prima. Io, siccome non segno tanto, non faccio tante gol, quindi non sono un attaccante sicuramente, e poi trovo bene a dare l'ultima palla. È a Torino, con Marcello Lippi, che la crescita di personalità e di consapevolezza dei propri mezzi diventa inarrestabile. Quando sono arrivato in Italia, ero un calciatore da 45 minuti, ammette il neocampione del mondo alla consegna del trofeo di France Football. Alla Juve hanno fatto di me un giocatore completo. Mi hanno insegnato a gestirmi lungo tutta la gara, migliorandomi tantissimo sul piano fisico. E forse sta qui, in questa missione di debito verso l'Italia e il suo calcio, la differenza più radicale tra Zizou, un leader eletto a suffragio universale e riconoscente verso i suoi estimatori, e Michel Platini Leroy, un sovrano che si sente tale per diritto di nascita. Platini è lì ancora. Io sono qua. Zidane tocca il pallone con una grazia assoluta. È bellissimo osservare i suoi passi, come agisce per tutto il campo. Per l'imprevedibilità dei suoi movimenti, mi ricorda il volo di una farfalla. Zizou riceve il trofeo, scintillante e prezioso, per un'annata da incorniciare. Al termine della 17ª giornata trionfa la Fiorentina, che si aggiudica lo scudetto d'inverno grazie al 4-2 inflitto al Cagliari con l'idolo Batistuta che mette a segno una tripletta. L'attacco più forte d'Europa. D'Europa, anche io d'Europa, di mondo. Anche oggi la squadra, grazie alle prodezze dei suoi due grandi attaccanti, ha tenuto nascosto le lacune che fino a quel momento la partita aveva evidenziato. Solo il proseguo del campionato ci dirà se questo gruppo sarà in grado di colmarlo. Tutto questo mentre il Parma in casa cede alla Lazio al super gol di Roberto Mancini. Un tacco volante da manuale. Ma sicuramente è stato un gran colpo. Lo rivediamo. Guarda che roba. Qua purtroppo noi si sapeva comunque che lì Mihajlovic le calcia a volte lì, però qua bisogna solo dire bravo Mancini. Si chiude quindi l'andata con i viola primi a 35 punti, seguiti adesso dalla coppia Lazio-Parma 32. Il Milan è terzo, ma per alcune domeniche deve fare a meno del portiere Sebastiano Rossi, che contro il Perugia perde il controllo e colpisce pericolosamente l'attaccante Bucchi. Il rosso è automatico. Ha avuto comportamenti sbagliati. Il comportamento lui è un ragazzo esuberante, ha tantissimo carattere e a volte cede. Questa volta, questa è una di quelle volte che è andato oltre. Il suo posto tra i pali lo prende Abbiati, terzo portiere a inizio anno, improvvisamente titolare dopo il ritorno di Lehmann in patria. Hai la
senza sporco, tranquilla. Ma che cos'è senza sporco? Sono tranquilli, sono alla partita. Come giocherà Biatti, secondo te? Bene, sono convinto che farà una grande gara. Bisogna darci fiducia. Penso che se c'era Seba magari avevamo un po' più di tranquillità. In coda chiudono Salernitana ed Empoli, che nel frattempo ha subito una penalizzazione di 2 punti per un singolare tentativo di corruzione indiretta verso l'arbitro Farina. Ottima la prima metà di stagione di Bari e Bologna, pessima quella della Sampdoria, appaiata al Venezia davanti solo ad Empoli, Salernitana e Vicenza. E sugli spalti soffiano venti di contestazione all'indirizzo del presidente Enrico Mantovani. Dalla tribuna superiore piovono volantini di critica. In gradinata sud, cuore del tifo bucerchiato, si pensa ancora a Mancini e si auspica il cambio al vertice societario. Si riparte con le squadre rinforzate dai nuovi innesti del mercato invernale. La Juve veste di bianco-nero l'argentino Sneijder e il francese Thierry Henry. Alvaro Recoba, chiuso all'Inter, accetta le offerte del Venezia, che è terz'ultimo. Lee Sharp e Doriva sono invece i rinforzi che devono portare al riscatto la Sampdoria, che nel frattempo ha chiamato David Platt al posto di Spalletti. Però fiducioso, proprio perché adesso abbiamo fatto 3 gare, 3 prestazioni buone, una bella, più bella dell'altro. Credo che siamo in crescita. Se giochiamo sempre così, alla fine vinciamo le gare. Si riparte dunque con la Fiorentina che legittima il titolo d'inverno. Doppio 3-0 nelle prime 2 partite del ritorno. Sembra essere veramente l'anno giusto questo per i viola, ma nello scontro diretto con il Milan è finito 0-0. Batistuta subisce un grave infortunio. E questa l'immagine che fotografa la domenica triste della Fiorentina. Gabriel Batistuta, il capocannoniere del campionato, il guerriero, l'anima di questa squadra, lascia in barella il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio occorsogli a 2 minuti dal 90esimo, che secondo le prime diagnosi lo terrà fuori dai campi di gioco per diverse settimane. Certamente avrei preferito perdere la partita, era un punto che andava di mezzo, invece una pedina così importante sicuramente ci può costar caro. Mi dispiace, no. Spero che non sia una cosa grave, questo dico con il cuore, perché non è giusto così. La Lazio inizia la grande e il ritorno. 3 partite, 9 punti. Con il rientro di Vieri, Eriksson ha trovato i giusti equilibri per la sua squadra. Bobo e Salas sono le 2 boy d'attacco. Mancini gioca dietro di loro, assistito da Almeida, giocatore preziosissimo. Poi ci sono i vari Stankovic, Nedved, Conceição e l'ultimo arrivato Lombardo, che consentono al tecnico svedese di poter applicare un turnover di altissima qualità. In difesa comanda la coppia centrale Nesta Mihailovic, Marchegiani è l'affidabile numero 1. Quest'anno la Lazio potrà correre i rischi di cedimento dell'anno scorso o la crede, come posso dire, più ricca come organico e anche più tonica? Ma sicuramente più ricca come organico, però tutto sta nella fortuna, che nessuno si faccia male, che abbiamo sempre tutti a disposizione. L'anno scorso siamo arrivati alla fine con parecchi infortunati. Il Milan non vuole essere da meno, anche se le sue vittorie sono spesso sofferte e faticate. A Bologna il successo arriva ancora una volta al 90esimo. È il difensore Ngotti a trovare lo spiraglio giusto per battere l'ex Antonioli. Con la Salernitana in casa invece ci pensano Weah e Birof a sbrogliare una matassa intricata dall'imprevisto vantaggio degli ospiti. E alla fine però penso che la vittoria è un po' fortunata, perché la Salernitana forse meritava qualcosa di più con tutte le occasioni che ha avuto. Il Parma riparte con il freno tirato, ma mantiene saldi contatti con la vetta, specie dopo la lezione di calcio che infligge a domicilio ad una Juve irriconoscibile. Una sconfitta che scatena la bufera in casa juventina. Ho visto un leggero calo, una demotivazione dei giocatori. Paga per tutti Marcello Lippi, che a caldo annuncia le proprie dimissioni. Però in questo momento questa è una squadra che è troppo fragile caratterialmente, troppo fragile mentalmente, non riesce ad esprimersi. Allora, se il problema sono io, ho deciso di dare le dimissioni. Arriva Carlo Ancelotti.
Basta che non venga Ancelotti. Ancelotti e Snyder, questi nomi vi soddisfano? No, Ancelotti non lo vogliamo perché è un milanista, non lo vogliamo. Ancelotti non vi piace? No, no, a me piace Ancelotti, perché tutto quello che ha fatto abbastanza bene. Perché se guardiamo anche Lippi è stato esonerato dal Cesena, dall'Atalanta, poi nel Napoli non è... Quindi non... è arrivato qui che era un bel uomo, ecco, insomma. Comunque Marcello, ti vogliamo bene, grazie di tutto, è stato meraviglioso. Quello della Juve non è il solo scossone che subisce il campionato nei primi turni del girone di ritorno. Il Vicenza esonera Colomba e chiama Eddie Reja. Ilario Castagnier, dopo l'ennesima intemperanza del presidente Gaucci, lascia la guida del Perugia, che viene affidata a Boskov. Mentre l'avventura di David Plata alla Sampdoria si chiude dopo neanche due mesi, ritorna Luciano Spalletti. Si arriva così alla vigilia della 21esima giornata, un turno che potrebbe dare indicazioni interessanti per il futuro. La Fiorentina difende il primato senza Batistuta ed è ospite di un'Udinese ottimamente guidata da Guidolin. La Lazio è sul difficile campo di un Cagliari che nell'ultima partita casalinga ha battuto la Juventus. Il Milan è quello che sulla carta pare avere l'impegno più facile, ospitando il Venezia, in cui Recoba però ha già dato un primo saggio delle sue qualità. Infine c'è il Parma, che riceve la visita del Bologna, reduce dal brillante 3-1 casalingo contro il Bari. Che trasmissione stai ascoltando? Tutto il calcio minuto per minuto. Lei non sta ascoltando tutto il calcio minuto per minuto? No, siamo in servizio. Udine. È finito un bel primo tempo qui a Friuli, 0-0 dopo due minuti di recupero tra Udinese e Fiorentina. Linea Cagliari. Il primo tempo qui al Sant'Elia si conclude sullo 0-0, linea San Siro. E a San Siro in questo momento i giocatori stanno tornando negli spogliatoi. È finito il primo tempo, Milan 1 Venezia 0, al 39esimo Guglielmo Pietro sullo sviluppo di un calcio d'angolo. Io sono a destra, però trovare un posto qua è difficile, allora magari quando uno ti mette a sinistra o a destra giochi lo stesso. Riprendiamo la linea dallo studio centrale di Milano di tutto il calcio minuto per minuto alle 16.02.40, la linea Riccardo Cucchi a Udine per Udinese Fiorentina. Si gioca da un minuto la ripresa 0-0 dopo un bel primo tempo, hanno sciupato entrambe le squadre, di più l'Udinese perché la squadra di Guidolin ha attaccato di più e con maggiore continuità, in linea che va Cagliari. Terzo minuto alla Sant'Elia, sempre 0-0 tra Cagliari e Lazio, ma Cagliari subito in apertura di ripresa vicino al gol con un'azione di Vasari che è andato via sulla destra, calciò di sinistra ai 16 metri, ha impegnato severamente Marchegiani in una deviazione in angolo, pallone deviato, alzato sopra la traversa con la mano sinistra, la linea San Siro. A San Siro siamo 3 minuti più avanti, è il settimo della ripresa, il Milan in vantaggio per 1-0, attenzione, gol! Quindi il Milan raddoppia con Ganzi che ora va a raccogliere i meritati applausi della tribuna centrale. All'ottavo della ripresa, Milan 2, Venezia 0. Ho preso un paio di traverse ad Empoli, ho sfiorato il gol parecchie volte. Oggi probabilmente ho giocato meno bene di altre volte, però sono riuscito a fare un gol importante. Siamo al nono minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Al quarto Sosa batte debolmente, palla bloccata da Toldo. Al sesto Locatelli si lamenta per un contatto nell'area di rigore della Fiorentina. Tutto regolare per l'arbitro della gara, Ceccarini di Livorno. E linea che va a Gentili. D'accordo Cucchi, decimo minuto del secondo tempo anche a Cagliari, sempre 0-0 tra Cagliari e Lazio, linea San Siro. Calcio di punizione per la squadra lagunare, lo batte Volpi, palla in area di rigore, colpo di testa di Tutta in rete. Al 25esimo Milan 2, Venezia 1, autore del gol Tutta. Gestiamo le partite abbastanza bene, però oggi dovevamo soffrire decisamente meno. Udinese in vantaggio, esattamente al 35esimo minuto di gioco, Sosa porta in vantaggio la squadra di Guidolin, battuta pronta, palla sotto la traversa, niente da fare per Toldo, Udinese 1, Fiorentina 0. Bene, andiamo a leggere la schedina del Totocalcio di oggi. Cagliari Lazio 0-0x, Milan Venezia 2-1-1, Udinese Fiorentina 1-0-1, Parma Bologna verrà giocata questa sera alle ore 20:30 nel posticipo. Finisce la partita 1-1 fra Parma e Bologna. Bologna castigato al 91esimo dopo essere passato in vantaggio con Kolivanov al 24esimo del primo tempo. Il pareggio nel primo dei tre minuti di recupero realizzato da Stanic. Nuova classifica alla luce di questo pareggio. Lazio e Fiorentina in testa, quota 42, il Milan a quota 40. Sono le 18:24, benvenuti al 90esimo minuto.
Comunque lo strappo di Batistuta di domenica scorsa si è fatto subito sentire a Udine. Senza le sue bocche di fuoco la Fiorentina si è arresa davanti a un ottimo Udinese, riaprendo così decisamente il campionato. La Lazio pareggia a fatica a Cagliari, ma torna in vetta alla classifica dopo 25 anni dal suo scudetto. Tu senti che c'è nell'aria qualcosa che ti ricorda quello che successe nel 74? Lo sento perché l'ho vissuto, vorrei riviverlo ancora adesso. E così qualche brividino si sente, insomma. La Fiorentina accusa il colpo e la squadra biancoceleste ne approfitta subito per allungare. Il rullo laziale stende l'Inter, poi il Vicenza. Quindi l'esagerato 6-1 ai danni della Salernitana. E il distacco nei confronti dei Viola sale a 4 punti. La Lazio vola, ma il trap non molla. E con i giusti stimoli guida i Viola alla vittoria sul Parma. Ma i punti che la separano dalla Lazio restano sempre 4 e il rientro di Batistuta appare ancora lontano. A cosa rinunceresti pur di vedere in campo oggi Batistuta? Alla cioccolata per tutta la vita. Rinuncerei a qualche miliardo del mio film per vedere in campo... A chi aspetti? Batistuta. Batistuta. Il Milan approfitta delle incertezze dei Viola per portarsi a ridosso della Lazio. Batte il Cagliari, quindi perde con la Roma, per poi tornare a fare bottino pieno con il Piacenza, grazie al solito Birov. Magari il pareggio ci stava meglio contro il Venezia, contro il Salernitana e contro il Cagliari. Però questa partita penso che, pur riconoscendo che noi non stiamo giocando bene. È un'andatura ancora incerta quella della squadra di Zaccheroni. Il Parma chiude il quartetto di testa. La sconfitta con la Fiorentina la spinge a 7 punti dalla Lazio, rendendo vane le due vittorie precedenti con Salernitana e Perugia. Sono il bianco e il celeste i colori che predominano il campionato. Pare quasi segnato il destino del torneo. La Lazio vola, mentre le altre non sembrano in grado di reggerne i ritmi. Sicurissimo. Quest'anno, se non viene penalizzata da vari fattori esterni, probabilmente è la volta buona. L'anno della Lazio, senz'altro. Questa Lazio vincerà lo scudetto, secondo te? Non si deve dire? Cioè, meglio non pensarci e ricordarsi che ci sono ancora 4 squadre che possono vincere questo scudetto. E prepararsi per una guerra sportiva. Una battaglia ogni domenica. Ed addirittura nel giorno in cui la squadra di Eriksson pareggia contro il fanalino di coda Empoli, il suo vantaggio sulla Fiorentina aumenta e sale a 5 punti. I Viola, infatti, sono sconfitti sonoramente a Venezia contro una squadra che non perde da 5 giornate. Non è finita. D'astuzia su Falcone, tocco di destro e sontuosa tripletta contro la Fiorentina. Arriva da 5 vittorie casalinghe consecutive il Venezia che affronta la Fiorentina alla 25esima giornata. Dalla più che probabile retrocessione, la formazione lagunare è collocata in un comodo centro classifica e molto del merito è della rivoluzione d'inverno portata dal presidente Zamparini, che nonostante la classifica conferma il suo amato Novellino in panchina e fa arrivare in riva alla Laguna Alvaro Recoba, il campioncino uruguagio che all'Inter non trova spazio. Un giocatore fondamentale anche per innescare Pippo Maniero. E la scelta del vulcanico Zamparini si rivela subito azzeccata. Sinistro formidabile, particolarmente letale su calcio piazzato, l'uruguagio dai tratti orientali trova in Veneto lo spazio e la libertà che il suo talento richiede. La squadra è maturata, questa cosa importante, poi l'arrivo di Recoba ha dato qualcosa in più, anzi devo ringraziare il presidente Moratti che ce l'ha mandato, è un giocatore formidabile. Il risultato della cura Novellino diventa addirittura strabiliante in gare come quella contro i Viola. Il Cino fa la differenza e per l'11 di Trapattoni la domenica diventa un calvario. La sfida corre in discesa dopo 18 minuti.
punizione da fuori area, a una ventina di metri da Toldo. Il portiere schiera una barriera folta. Recoba prende due passi di rincorsa e con un sinistro liftato sorvola il muro toscano e colloca la sfera nell'angolo alto alla sinistra di Toldo. Toldo aspettava che io facessi sul suo palo, no? Allora non si è mosso tanto, è rimasto un po' fermo. Non so, è un minuto per pensare dove doveva calciarla, per fortuna è andata bene. È l'avvio per una prestazione maiuscola. Dopo l'assist vincente per il 2-0 di Miceli, nato da corner, chiude il primo tempo con un'altra prodezza balistica. Per la serie attenti alle palle inattive, il solito ragazzo dispettoso Recoba ne combina un'altra delle sue. Poi nel finale è ancora sua la rete nei minuti di recupero. Non una novità, visto che Recoba è specializzato nei gol in zona Cesarini. Alla fine il tabellino recita Venezia 4, Fiorentina 1. I tifosi veneti si stropicciano gli occhi. Non sono certo i tempi di Valentino Mazzola e della Coppa Italia conquistata nel 41, ma dopo anni trascorsi nelle serie minori, Venezia ha ritrovato da protagonista il calcio che conta. Se a dicembre le avessero detto vi salvate con una serie di questo tipo, che avrebbe pensato? No, io ci credevo alla salvezza, ci credo nel lavoro. Lì è stato molto bravo il mio presidente ad aver pazienza. Ho sempre creduto nel Venezia, anche quando tutti ci davano per spacciati. La squadra è cresciuta, è maturata, ha fatto il suo apprendistato. La Serie A non ci fa più paura. Recoba affonda la Fiorentina e la Lazio ringrazia. Anche Milan e Parma approfittano della sconfitta dei Viola per raggiungerla al secondo posto, seppure staccate di 5 punti dalla vetta. Questa è infatti la situazione quando mancano 9 giornate alla fine del torneo. Lazio prima con 52 punti, Fiorentina, Milan e Parma seconde a quota 47. È un vantaggio considerevole. I tifosi della Lazio fanno gli scongiuri, ma è il campo a dare loro risposte tranquillizzanti dopo l'ennesima vittoria contro il lanciato Venezia e soprattutto dopo il pareggio interno con il Milan, che scivola a meno 7. Anche il Parma si defila dopo la brutta caduta a Udine e il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari. Mentre la Fiorentina rimane staccata di 6 punti. Sì, l'amarezza aumenta non tanto perché ci sono state le gare dove abbiamo fatto nulla per vincere, dove la squadra magari ha affrontato la gara diversamente, e su qui sono d'accordo nell'analisi. E però sicuramente non era il caso di oggi, dove tutti, dico dal primo all'ultimo, ci hanno messo del loro per far bene e per portare a casa un risultato. Il calcio poi è fatto anche di numeri. Il campionato entra nella fase cruciale. Non c'è solo la lotta al vertice a destare interesse. In coda, per esempio, la Salernitana, dopo l'1-0 di Perugia, licenzia Delio Rossi e lo sostituisce con Oddo. Mentre si risveglia la Sampdoria, che travolge l'Inter per 4-0 con un super Montella autore di una tripletta. Una Sampdoria che ritrova i gol di Vincenzo Montella, e questo è un segnale sicuramente positivo. Un segnale fondamentale, importante per noi, perché sappiamo il valore di questo calciatore, sappiamo che contributo può dare al di là dei gol, però è proprio la presenza con la possibilità di offrire una prestazione che diventa fondamentale. Sconfitta pesantissima per i nerazzurri, che costa il posto a Lucescu. Moratti decide per la soluzione interna e affida la squadra a Luciano Castellini, il quale all'esordio batte la Fiorentina con un doppio Ronaldo, appena rientrato dopo l'ennesimo guaio fisico. Che posso dire? Il problema è che dopo prima sconfitta viene il secondo ed è tutto questo, tutto che un tranne che una cosa che continua tutto, ma sì, è imbarazzante. Intanto il calendario propone per domenica 11 aprile il derby tra Roma e Lazio. Si gioca in notturna dopo che tutte le altre squadre avranno già disputato le loro gare. Vigilia tradizionalmente tesa, resa ancora più calda dalla bella affermazione pomeridiana del Milan, che ha battuto in rimonte il Parma e che adesso è a meno 4. A chi mi pone la domanda
lo scudetto, io dico che per il momento non ne parlo. Buonasera dallo Stadio Olimpico, buonasera da Bruno Gentili, derby numero 112 del campionato. La Roma in casa non lo vince da 22 anni, dal 27 marzo 77. Era un derby naturalmente molto molto atteso e stavolta valido non soltanto per la supremazia cittadina ma anche per la classifica. Mihajlovic, il tocco poi di Vieri, cerca di andar via Zago, ci riesce Salas di prima ancora per Vieri, pericolo, esce Konsel, riesce a anticipare Vieri, la prima azione della Lazio. La prima è normale azione... che bisogna stare attenti, bisogna stare attenti sempre, in più contro la Lazio che è la prima in classifica, sicuramente non ci si poteva regalare tanto. Totti per Del Vecchio, regola del vantaggio, era stato trattenuto alle spalle da Nesta, ancora Del Vecchio contro Mihajlovic, area di rigore, gol, il gol, incredibile gol di Del Vecchio. Meraviglioso gol di Del Vecchio. Eravamo partiti penso troppo offensivi, ci siamo trovati parecchie volte uno contro uno e avete sofferto la velocità di Del Vecchio. Sì, non è normale, quando trovi così è dura. Con Saolo, marca Arcandela, al centro ancora per Vieri, in spaccata, ancora Vieri, la conclusione, ribatte con i pugni Konsel, il pallone che esce all'area di rigore, calcio d'angolo che verrà battuto dal capitano Francesco Totti, ancora lo scambio con Di Francesco, di prima, al centro ancora il gol, il raddoppio incredibile di Del Vecchio all'altezza del secondo palo. Primo tempo loro hanno giocato meglio di noi, sono stati più svelti di noi, più aggressivi e... dormiamo un po'. Il primo tempo si è concluso con la Roma in vantaggio per 2-0 e si gioca da 30 secondi il secondo tempo. Sinistro di Cristian Vieri con il pallone che è passato di pochissimo al lato, alla destra del portiere austriaco Konsel. Lazio che spinge ancora a sinistra con Pancaro, ancora la Lazio con Nedved, conclusione, gol. Conclusione da parte di Nedved, non ha trattenuto il pallone Konsel, Vieri con un tocco morbidissimo con il sinistro, da pochissimi passi ha ridotto le distanze. La conclusione non certo potentissima, un diagonale raso terra di Nedved, stranamente forse è saltato fuori tempo, attenzione a Di Francesco contro Nesta, finisce a terra Di Francesco e attenzione espulsione. Sì, giusto, Nesta. Giusto. Aveva già messo, onestamente ha detto che c'era. Sì. Rivedendola? Sì, è sempre uguale. Alenicev, area di rigore, palla sul sinistro, si gira contro Lombardo, tunnel, Alenicev contro Marcheggiani, Totti, conclusione, ribattuta ancora, il gol di Francesco Totti, il gol di Francesco Totti è il 3-1. Ha paura che il fatto di essere primi, di avere lo scudetto a portata di mano, come posso dire, incida un po' sul gioco, sulla capacità di esprimersi della squadra? No, non credo. A me va benissimo vincere il campionato con 4 punti di vantaggio. La Lazio resta a quota 56, naturalmente con un vantaggio di 4 punti sul Milan. Milan al secondo posto è una posizione direi quasi al di sopra delle nostre aspettative anche più rosee all'inizio del campionato. Mancano 6 giornate, abbiamo 4 trasferte. E adesso la Lazio inizia ad avere paura. La conferma sia la giornata successiva, quando di fronte al proprio pubblico i biancocelesti alzano bandiera bianca contro una Juventus in cui brilla per la prima volta in questo torneo la stella di Henry. Doppietta per l'attaccante francese, grazie anche alla complicità del portiere Marcheggiani, e la Lazio va clamorosamente al tappeto. Errori come quelli di Vieri sotto porta o di Marcheggiani si spiegano con un nervosismo forse eccessivo nella sua squadra? No, io direi piuttosto che sfortuna, creiamo occasione, giochiamo bene e poi, sai, l'errore fa parte del calcio. Il Milan sfrutta al massimo l'occasione. Zaccheroni e Birov tornano a Udine per la prima volta da avversari, ma non è il momento dei sentimentalismi. E il Milan sale a meno uno dalla Lazio. Ecco, questo risultato come l'avete commentato qui in ritiro? Beh, con... non dico entusiasmo, con abbastanza tranquillità, sicuramente con una piccola spinta che noi speriamo, crediamo ancora sempre di più che possiamo riprendere la Lazio. I giochi sono riaperti. Mancano 5 giornate, parte lo sprint finale. La Lazio resiste, mantiene i nervi saldi e nelle successive 3 giornate riesce a conquistare 9 punti. È Bobo Vieri l'uomo in più in questo momento. Ha più energie degli altri, anche mentali. I suoi gol sono decisivi in vista del traguardo finale. Tu
potessi avere a sottovoce un giocatore della Lazio da intervistare, chi sceglieresti? Perché e quale sarebbe la prima domanda che gli faresti? Sceglierei sicuramente Vieri. Ma ci andresti come idea? Ma io non vado mai in televisione, però non lo so, vediamo dai. Il Milan risponde colpo su colpo. Anche i rossoneri mettono insieme 9 punti, dimostrando di possedere carattere, convinzione e quel pizzico di buona sorte che non guasta. Emblematico quel che succede alla 31esima giornata. La Lazio stravince a Udine, mentre il Milan è inchiodato sul 2-2 casalingo dalla Sampdoria. L'arbitro sta quasi per fischiare la fine, quando una semirovesciata di Gans incoccia il corpo di Castellini e la palla supera Ferron per il gol della vittoria. Questo duello con la Lazio oggi doveva segnare un punto, secondo i pronostici almeno, a favore del Milan. Doveva essere la giornata del sorpasso, e invece i laziali sono andati a vincere bene a Udine. Adesso sta meglio la Lazio? All'inizio del girone di ritorno avevo indicato la vincente dello scudetto nella squadra che era capace di vincere a Udine. L'abbiamo vinto sia noi che loro. Milan fortunato, ma che legittima la sua candidatura a scudetto con il 2-0 alla Juventus, grazie ad un superbo Wea, autore di entrambe le reti. Ancora 180 minuti per decidere a chi andrà lo scudetto, mentre il campionato saluta l'Empoli già retrocesso in B e vede l'Inter operare il terzo cambio in panchina. Dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, infatti se ne va anche Castellini. Al suo posto viene chiamato Roy Hodgson in attesa di Marcello Lippi, che arriverà solo a fine stagione. Avrà capito Lippi, osservatore attento dalla tribuna, quali sono gli incubi di questa squadra o saranno solo aumentati dubbi e grattacapi? Lippi non credo sia venuto per divertirsi, è venuto per fare delle valutazioni. E quando la squadra perde fa delle valutazioni, sempre nel positivo per il futuro. 33esima giornata, le gare decisive sono tutte anticipate al sabato. Ai blocchi di partenza, la Lazio è ospite della Fiorentina. Il Milan invece riceve l'Empoli già retrocesso per un finale che sembra già scritto. E così è. Ci pensa Birof che si diverte con i toscani segnando 3 reti. Batistuta colpisce la Lazio ma Vieri pareggia i conti. Poi più niente. Un punto soltanto per i biancazzurri che vedono sprecciare davanti a loro la macchina rossonera proprio in vista del traguardo. Ma ci sono ancora 90 minuti da giocare. Tutto è possibile. Più dispiaciuto o più arrabbiato? Me ne vado. No, io non sono né arrabbiato né dispiaciuto. Io ci credo fino in fondo. Credo praticamente che la Lazio si debba lottare all'Olimpico per avere, perché io non credo che il campionato sia finito. Cosa direbbe ad Eriksson e alla squadra in questo preciso momento? Bravi. A Roma arriva il Parma senza più obiettivi di classifica. Il Milan invece è atteso da un Perugia alla disperata ricerca di punti per la salvezza. In lizza oltre ai Grifoni, la Salernitana e la Sampdoria, mentre Vicenza in B da qualche domenica nonostante i gol di Otero. Inizia il conto alla rovescia. Gli ultimi 90 minuti sono per cuori forti. Giorgio, Eriksson dice il dovere di provarci fino in fondo, ma ha ancora possibilità la Lazio? Sì, questo credo di sì, perché Perugia-Milan è una partita molto difficile. Perugia sul proprio terreno ha fatto 33 punti, esattamente quanti ne ha fatto il Parma, è una delle squadre che in questo campionato ha fatto meglio in casa e fra l'altro penso che dovrà giocare alla morte per cercare di salvarsi. Un cordiale saluto da Ezio Luzzi agli ascoltatori che si apprestano a seguire tutto il calcio minuto per minuto, attraverso il quale si conoscerà se lo scudetto andrà al Milan, alla Lazio, oppure se sarà necessario uno spareggio. Stanno per iniziare i secondi tempi delle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Prima di riprendere con le radiocroniche dirette, due collegamenti
di commento a quanto è accaduto nel primo tempo da Perugia e da Roma. Dunque per Perugia-Milan Riccardo Cucchi. Vi ricordiamo il risultato del primo tempo, il Milan ha chiuso in vantaggio per 2-1 sul Perugia, avvio di tempo favorevole alla squadra rossonera che va in gol all'11esimo con Guglielmi in Pietro, al 31esimo il raddoppio da parte di Birov dopo una serie di opportunità fallite di poco dalla squadra rossonera, poi al 34esimo Nakata accorcia le distanze su calcio di rigore per fallo subito in area da Rapaic e Perugia reagisce molto bene sfiorando il pari in almeno due occasioni, squadre ancora negli spogliatoi, linea Provenzano. Un commento anche da Bruno Gentili che ha assistito al primo tempo di Lazio-Parma. Alla fine del primo tempo Lazio in vantaggio per 1-0 contro il Parma, il gol di Salas che non segnava dal 7 marzo al 26esimo, Marchegiani fortunato ha lasciato il suo posto a Pallotta, linea ad Alfredo Provenzale. Ed ora accingiamoci a vivere gli ultimi 45 minuti del campionato. Sa chi le ha detto? Ci sono molte analogie fra me e Zaccheroni, siamo tutti e due romagnoli, siamo tutti e due nati il primo aprile e poi c'è stato il suo intervento, quello del presidente Berlusconi, che ci ha fatto cambiare modulo di gioco. Le squadre sono in campo a Perugia, ma ci sarà, riteniamo, un inevitabile ritardo sull'avvio del secondo tempo? Siamo in ritardo anche all'Olimpico, mancano tre giocatori della Lazio che adesso sono usciti dallo spogliatoio. E allora Piacenza prende la linea, è tutto pronto per l'inizio della ripresa, ma improvvisamente sono piovute decine di fumogeni in campo. Perugia. La situazione sta degenerando, nel senso che la partita non è iniziata. All'Olimpico i giocatori della Lazio hanno chiesto all'arbitro Bazzoli che il secondo tempo cominci in contemporanea con la partita di Perugia. Soltanto adesso si è ripresa a giocare. Gol per Piacenza, Vierkovo di testa sul calcio d'angolo battuto da Piovani. Lina che stava parlando. Il pareggio del Parma, attenzione al nono minuto con Vanoli, 1-1 al nono minuto. Seguiamo il calcio di rigore battuto dal capitano, parte, tiro, rete, il pallone da una parte e il portiere dall'altra, Piacenza 1, Salernitana 1. Soltanto minuto e punteggio, Sampdoria Bari. 16esimo, Sampdoria 1, Bari 0. Eugenio Fascetti solidarizza con i tifosi blucerchiati. Hanno individuato il colpevole e l'hanno massacrato. Scusami, è finita la partita dell'Olimpico, la Lazio ha battuto il Parma per 2-1 e adesso aspetta soltanto il risultato di Perugia. Anche a 1 alla fine. Attenzione Cucchi, ti interrompo da Piacenza, è finita la partita, Piacenza 1, Salernitana 1, il Piacenza è salvo, la Salernitana in B, della linea. Grande esultanza qui a Perugia, tutti in piedi, i componenti della panchina della squadra di Boston, il fischio finale. Sono le 18.30, il Milan è campione d'Italia per la 16ª volta nella sua storia. E adesso via i festeggiamenti. L'augurio alla Lazio naturalmente di essere più fortunata il prossimo anno. Dobbiamo essere anche sportivi, fare i complimenti al Milan che sono stati bravi a vincere questa ultima partita, a prenderci un punto. Ci proveremo l'anno prossimo, ci sarà una grande squadra con grande voglia di rifarsi e di portare questo scudetto a Roma. Giornata trionfale per i tifosi del Milan, per il Milan che vince il suo 16esimo scudetto. Zaccheroni come Sacchi, 11 anni dopo la sua prima occasione sulla panchina rossonera, centra il bersaglio più importante, l'obiettivo che tutti vorrebbero riuscire a vincere. Soddisfazione. A chi dice che lei è un po' fortunato? E io spero di essere veramente fortunato, però è un togliere un qualcosa a loro che non se lo meritano. Qual è stato il segreto di questo scudetto? Un gruppo positivo, un gruppo che quando gli è capitata l'occasione non se l'è fatto sfuggire. Alla Lazio cosa sente di dire? Complimenti per la prossima stagione, spiacete che ne consegnano uno solo, però che la Lazio meritava. Io ho programmato tutto, perché io sapevo che Milan vince il scudetto oggi. Tutto, abbiamo sofferto parecchio questi due anni e ritornare a vincere per noi è il massimo, veramente. C'è che aveva detto, l'anno scorso la vecchia guardia ha fatto il suo tempo, invece vi siete riscattati alla grande. È già la terza volta che lo dicono, noi abbiamo sempre smentiti. Abbiati grande protagonista, è uno scudetto speciale per lei. È il primo, è il primo scudetto, è il più bello. Cosa c'è da raccontare?
raccontare allora dopo questo scudetto inatteso un mese fa? Inatteso sì, però noi volevamo fare ricostruire, volevamo fare un nostro gruppo, ci siamo riusciti. Verso la fine abbiamo creduto nello scudetto, abbiamo creduto nello scudetto perché vedevamo che la Lazio poteva perdere colpi. Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Il fatto di avere avuto questa possibilità di conquistare lo scudetto ci impegna di più in una campagna di rafforzamento, perché l'anno prossimo il Milan sarà molto più impegnato di quest'anno, per esempio già con la Coppa dei Campioni a settembre si dovrà giocare ogni settimana, quindi è chiaro che dovremo ampliare e rinforzare la rosa già buona, e tant'è vero che è arrivata lo scudetto. Festeggia il Milan uno scudetto quanto mai inatteso. Così come festeggia con le dovute proporzioni il Perugia, salvo per il rotto della cuffia a dispetto della Salernitana e soprattutto della Sampdoria, retrocessa appena 7 anni dopo lo scudetto. Mi dispiace enormemente perché pensavo e speravo in un addio migliore. Posso dire che qui ci lascio il cuore perché ho dato l'anima per questa squadra. La Lazio recita il mea culpa per i tanti punti sprecati, ma si consola con la Coppa delle Coppe e il ritorno in Champions League. L'Europa che conta abbraccia anche Parma e Fiorentina, mentre in UEFA cedono l'Udinese del capocannoniere Amoroso in condominio con Batistuta e il Bologna, con la Juventus relegata all'Intertoto. Un'Europa che quest'anno ha già premiato il Parma, che alla Coppa Italia ha saputo aggiungere una splendida Coppa UEFA, dominando in finale per 3-0 sul Marsiglia e chiudendo così un ciclo di successi storici. Stefano Tanzi, alla vigilia della stagione 98-99, costruisce una squadra in grado di tradurre in risultati i sogni che i tifosi ducali cullano da qualche stagione. Il Parma è il simbolo della provincia ricca italiana e seppure un piccolo centro sulla via Emilia, ha imparato a sognare e a sentirsi una grande, grazie alla sfilza di campioni che in questi anni hanno vestito la maglia gialloblu. Tanti applausi, ma ora Stefano Tanzi, subentrato nel 96 a Pedraneschi, vuole alzare qualche trofeo. Sarebbe un sogno duellare per un posto di grande prestigio. E poi sono contento anche per il presidente. Sotto la guida dell'emergente Malesani viene allestita una squadra fortissima, forse la migliore di sempre. Diciamo che c'ho un po' tutti gli ingredienti per far capire un po' alla gente che ci siamo anche noi, ecco, e che penso che insomma cominceranno un po' a temere. A centrocampo è arrivato un elemento chiave, come l'argentino Juan Sebastian Verón. E in attacco, la coppia Crespo-Chiesa assicura gol e spettacolo. Se il Parma giocasse sempre così sarebbe l'ideale. I tifosi sono autorizzati a sognare lo scudetto, ma in campionato la formazione di Malesani paga i improvvisi cali e alla fine chiude comunque al quarto posto. Prima dell'epilogo della stagione, però, il Parma c'entra una splendida doppietta e regala finalmente al presidente Tanzi 2 trofei da alzare al cielo. Il più esaltante, il trionfo europeo in Coppa UEFA, con il 3-0 rifilato al Marsiglia dalla coppia gol Crespo-Chiesa e dal preziosissimo esterno Vanoli. Una splendida serata da reginetta d'Europa, aperta una settimana prima dal doppio successo sulla Fiorentina. Ancora una volta, Crespo e Vanoli sul tabellino dei marcatori. Quella coppa alzata in cielo da quel giovane allenatore che appena un anno fa sedeva sulla panchina viola. Il segno del destino, no? Mi dispiace. Infatti anche c'era il pubblico di Parma che voleva che andassi là a festeggiare, c'era il pubblico di Firenze, però era giusto che andassi anche là con quelli di Parma, che adesso è la mia squadra. Però il cuore mio comunque batte sempre anche per Firenze, sinceramente.
Ancora un successo per il piccolo grande Parma, che coronerà una stagione già straordinaria battendo il Milan, campione d'Italia, il 21 agosto 1999 nella Supercoppa italiana. Al Milan lo scudetto, alla Lazio Coppa delle Coppe, al Parma Coppa Italia, Coppa UEFA. Siamo tutti contenti, credo, alla fine. Parma, l'ultima provinciale vincente. È stato, secondo lei, alla luce di tutto, un campionato regolare? Ma adesso non bisogna andare nei rimpianti, perché i nostri campionati sono sempre questi: si perde per una svista arbitrale, si perdono per condizioni particolari, però questo è il campionato. Il campionato italiano, anche quest'anno, ha regalato emozioni forti e soprattutto fino all'ultimissimo istante. Uno scudetto giocato sul filo che apre una stagione di grandi rimonte, come dimostrerà l'anno seguente la Lazio. Ancora una volta emerge una provincia che si conferma la vera forza del campionato, con le imprese di Udinese, Bologna, Bari, Cagliari e Venezia, che scompaginano i piani delle grandi. È l'anno in cui Zidane riceve il pallone d'oro, ma è anche una delle stagioni più storte della Juventus. Un torneo che lancia giovani di assoluto interesse, come Perrotta, Inzaghi, Frey e Spinesi, ma anche Christian Bucchi, attaccante del Perugia, prelevato dalla Serie D. Tra le immagini pittoresche della stagione, Batistuta che festeggia i gol mi manda una mitraglietta. Un capitolo ad arte per Scarpi, che con la respirazione bocca a bocca salva Grassadonia. Un campionato segnato come sempre da grandi gol. La straordinaria rete di Paolo Sergio, la bella acrobazia di Zambrotta, di Napoli che segna scalzo, o Vjerkovud, ancora in gol a 40 anni. Su tutti però, lo spettacolare colpo di tacco di Mancini, che anche dopo 500 partite in Serie A, si conferma ancora grande protagonista. L'eleganza di Mancini, la carica della provincia e l'imprevedibilità di un torneo sempre più spettacolare. Ecco perché, campionato, io ti amo.